Ciao dolcezze, ciao ragazzi, eccomi qui con il video mensile dedicato alla My Beauty Box e questo mese vi farò vedere il contenuto della My Beauty Box di marzo. Non mi soffermo sulla scatola, è sempre quella nera con la scritta bianca. Prima di farvi vedere il contenuto, volevo fare un appello alla My Beauty Box Italia. Allora, da ovviamente appassionata di smalti, diciamocelo, mi piacerebbe trovare più spesso, insomma, quando riuscite, uno smaltino all'interno della box. Questa è una richiesta non troppo particolare, ecco, magari uno smaltino di qualche marca difficile da reperire in Italia. Se siete d'accordo con me, cliccate un pollice in su e l'unione fa la forza, quindi grazie My Beauty Box, grazie mille. Torniamo a noi, box di marzo. Allora, come primo prodotto appunto vi faccio vedere l'unico prodotto di make-up e io ho trovato questo ombretto minerale di Gaia. Allora, vi leggo un attimino la descrizione, che c'è scritto nella cartolina di questo prodotto. I pigmenti di questo ombretto minerale sono ricavati dalla pietra mica e consentono di coprire la palpebra perfettamente grazie alla texture uniforme, regalando un look deciso e meraviglioso. L'ombretto di Gaia è composto al 100% da ingredienti naturali, quindi fantastico. Allora, innanzitutto vi faccio vedere la boccettina quanto è carina. Questa è la boccettina, vedete, è il tappo tipo legno, è molto molto bella, mi piace un sacco. E adesso vi faccio vedere il colore. Questo è il colore, so che dalla videocamera non rende, però è veramente bellissimo, è un rosa molto molto intenso con questi riflessi cangianti. Ho provato ad applicarne un po' di più perché nella mano ne ho applicato proprio poco ed era quasi rosso l'ombretto, cioè è stranissimo, cioè diventa scuro, chiaro, è cangiante, è molto molto strano. Cioè io con questo ombretto in polvere ci faccio uno smalto uno di questi giorni, cioè favoloso, eh. Quindi questo ombretto già lo amo, se devo essere sincera, veramente. Allora, è da 4 grammi, la taglia più grande, la scadenza dall'apertura è di 36 mesi e costa, scusatemi, 25,18 euro. Se avete ricevuto la My Beauty Box e avete trovato all'interno questo ombretto in polvere, insomma, ditemi la vostra, sono curiosissima. Secondo prodotto della marca Skin Co. È una marca che conosco perché sto provando i loro prodotti proprio in questo periodo. Eccolo qui il prodotto che ho trovato all'interno. Praticamente vi leggo, dalla cartolina le funzionalità di questo prodotto. Praticamente è un potente siero antietà a base di estratto di tartufo italiano che aiuta a ripristinare la naturale luminosità. Questa lussuosa formulazione fornisce alla pelle potenti antiossidanti, minimizzando la comparsa di rughe e linee sottili. Questa è la taglia più piccola, a mo' di campioncino, è da 5 ml, sì, e made in Italy. E la taglia più grande, quindi quella da 30 ml, costa 61 euro, mica poco. Il terzo prodotto non è un campioncino, ma è un burro di cacao. Sono curiosissima di provarlo perché all'interno ha burro di karité e acido ialuronico. Questa è la marca che non ho mai sentito, se devo essere sincera. Se voi l'avete provato, ditemi la vostra. E quindi, questo sono a fuoco, no? Adesso sono a fuoco, quindi questo burro di cacao, sempre dalla cartolina vi leggo insomma le sue proprietà. Allora, crema in stick per il trattamento delle labbra, ammorbidisce e nutre proteggendo di giorno e riparando di notte, adatto a tutti i tipi di pelle. Questa è la taglia più grande e costa 8 euro, è da 5 grammi e mezzo. E la scadenza dall'apertura è di 12 mesi e io lo provo in diretta. Io. Poi c'è da dire che il profumo è molto delicato, gradevole, veramente. Allora, proviamo. Allora, innanzitutto è morbido, eh? Non è burroso, burroso, eh? È morbido. Sì, è morbido. Vediamo un po'. Comunque mi piace, vabbè, adesso è la prima applicazione, ovviamente devo provarlo durante il giorno, magari prima di andare a letto, poi vi farò sapere. Voi se in tal caso l'avete già provato, insomma, ditemi la vostra, a me non dispiace. Il penultimo prodotto, il quarto, è una maschera peeling, per il viso nutriente di questa marca qua. Eccola qui. Allora, all'interno io pensavo di trovare non lo so, un barattolino, una scatolina, no? Con la maschera all'interno, vista la confezione sottile. E invece ho trovato due campioncini. Quindi sono due campioncini,
Ve li faccio vedere da vicino, così. Sono da 10 ml ognuno, quindi 20 ml, due bustine, in teoria 4 applicazioni, 5 al massimo forse. Niente male, dai, per provare comunque un prodotto nuovo, perché io questa maschera non la conosco. Vi leggo un po' le proprietà di questa maschera. Maschera peeling viso nutriente a base di estratto liofilizzato di papaya. Sfere di nocciolo di albicocca. Acido ialuronico. Burro di karité. Un attimo. Pentapeptide 3. Simil botulino, c'è scritto, e oli vegetali. Oh, interessante! Un'emulsione a doppia azione, uno meccanica, cioè esfolia la pelle aumentando il rinnovamento cellulare, e due enzimatica, elimina le cellule morte portando in superficie quelle nuove. Ottimo, direi. Mi sa che il prodotto è in full size, perché qua c'è scritto 2 per 10 ml, quindi due bustine così, costano 19 euro. Quindi stracontenta, ero convinta che erano due campioncini, invece no, proprio è la maschera fatta così, e quindi sono contentissima e stasera la provo. Yeah. L'ultimo prodotto sono sicura che è un campioncino. È un campioncino della stessa marca di prima, della maschera viso, ed è una crema anti-età. Eccola qui. È un campioncino da 3 ml e la scadenza dall'apertura è di 12 mesi. E questo era il contenuto della My Beauty Box di marzo. Come sempre, in un commentino ditemi la vostra, insomma, se possedete già questi prodotti ditemi come vi siete trovate, oppure se avete ricevuto la My Beauty Box ditemi il vostro parere, se siete rimaste deluse, se siete contente del contenuto. Io, se devo essere sincera, all'inizio, appena aperta la My Beauty Box, non ero molto entusiasta, ecco, del contenuto. Invece adesso non mi dispiace affatto, non sono rimasta delusa, soprattutto per quanto riguarda il burro di cacao, la maschera e l'ombretto in polvere shimmer, cioè oltre ad utilizzarlo come ombretto, io lo utilizzerò sicuramente come smalto e come lucida labbra, non vedo l'ora. Detto questo, io vi saluto e vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!